I mezzi aeronavali delle fiamme gialle della Calabria con l'ausilio anche di un aereo della polizia spagnola Casa 325 del dispositivo Frontex hanno intercettato un veliero sospetto con due persone a bordo in allontanamento verso il mare internazionale. La mirata attività di ricerca è scaturita da una comunicazione dei carabinieri che nei pressi della località Marinella del comune di Isola Capo Rizzuto avevano individuato sei migranti con gli abiti bagnati, presumibilmente sbarcati da poco tempo. Nel giro di poche ore la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato rinvenivano sul tratto di costa altri 19 migranti, fra i quali una donna e due minori. I finanzieri del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Vibo immediatamente intraprendevano le ricerche in mare mediante l'impiego di una vedetta velocissima e alle 20.30, ad oltre 50 miglia al largo di Crotone, individuavano un'imbarcazione a vela sospetta che veniva fermata e abbordata con la perizia marinaresca che contraddistingue il personale della Guardia di Finanza. Questo veliero, considerate le condizioni e gli elementi riscontrati a bordo, veniva scortato fino al porto di Crotone insieme ai due soggetti stranieri, componenti l'equipaggio, per ulteriori approfondimenti. In seguito i due sono stati arrestati.